Ciao, in questo video vi mostro come preparare in casa un contorno occhi. Non è né una crema né un gel vero e proprio. È molto molto semplice da preparare, che si può applicare mattina e sera sul viso pulito e asciutto prima di applicare la crema per il viso. Io la utilizzo da un po' di tempo e mi sto trovando veramente molto bene, quindi vi consiglio di provarla. Gli ingredienti sono pochi, la realizzazione è veramente semplicissima, quindi vi consiglio veramente di provarla, anche perché tutti gli ingredienti utilizzati sono ingredienti anti-age, che vanno ad idratare, a nutrire la pelle, a rigenerare le cellule della pelle e quindi, insomma, oltre a rinfrescarvi anche la zona, insomma, del contorno occhi, vi va anche a prevenire ed attenuare le rughette fastidiose. Tra l'altro, se avete la pelle che tende ad essere secca, potete anche utilizzarla al posto della crema per il viso, perché comunque la quantità di olio utilizzata è adatta a chi ha una pelle del viso che tende ad essere secca. Però se avete la pelle grassa e lo volete utilizzare sui contorno occhi, non c'è alcun problema, va benissimo comunque. Mentre sul resto del viso consiglio di utilizzarla solo nel caso in cui avete la pelle secca. Io vi lascio il tutorial, spero che vi piacerà. Fatemi sapere che cosa ne pensate, come sempre. Vi mando un bacione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! In un bicchierino metto il gel d'aloe vera e aggiungo la provitamina B5 che ha proprietà idratanti e rigenera le cellule della pelle. Ha le stesse proprietà anche il gel d'aloe vera e ha proprio un effetto lifting sulla pelle, quindi è un prodotto efficace contro l'invecchiamento della pelle. Ho miscelato la provitamina B5 assieme al gel d'aloe perché la provitamina B5 si miscela con prodotti a base acquosa. Poi prendo un altro bicchierino e verso l'olio. Io ho utilizzato l'olio di rosa moscheta, che potete sostituire con uno degli oli che ho proposto all'inizio del tutorial, perché sono tutti molto efficaci contro le rughe e comunque anti-età. Aggiungo a questo la vitamina E, tocoferolo, che è un attivo idratante e anti-age. Questo lo aggiungo all'olio e non al gel d'aloe vera, perché per essere miscelato correttamente ha bisogno di essere a contatto, diciamo, con prodotti oleosi. Vado poi a versare tutti e due i composti dei bicchierini in un contenitore. Io ho miscelato i due prodotti in un contenitore come questo con il beccuccio per versare poi il tutto in maniera più semplice. Però se avete un piccolo imbuto potete versare direttamente i prodotti composti nel contenitore finale senza fare questo passaggio. Vado poi a versare il tutto in un contenitore di vetro scuro o comunque non trasparente. Questo prodotto, non avendo acqua, comunque l'unico prodotto a base di acqua è il gel d'aloe, ma contiene un conservante, quindi questo prodotto si conserverà a temperatura ambiente fino a 2-3 mesi tranquillamente. Chiudo il tutto e vado ad agitare. Ricordate sempre di agitare il prodotto prima di utilizzarlo per emulsionare le due parti, quella acquosa e quella oleosa. Quando lo utilizzate ricordate che bastano pochissime gocce di questo prodotto, 2-3 gocce vanno benissimo, e andate proprio a spalmarlo sulla pelle. Vi mostro proprio come si assorbe velocemente sulla pelle. Eccolo qui. Io spero che questo prodotto vi sia piaciuto, fatemi sapere che cosa ne pensate e noi ci vediamo nel prossimo video. Un bacione, ciao!